Sì, siamo consapevoli che magari da parte delle altre squadre quest'anno ci sarà un occhio di riguardo, credo che questo sia un po' sempre avvenuto, però certo i risultati dell'anno scorso hanno alzato un'aspettativa e un'attenzione magari da parte delle nostre avversarie e quindi per noi sarà sicuramente una sfida in più che, ripeto, rimane nella strada che abbiamo sempre percorso, ovvero quello di rimanere concentrati su quella che è la nostra prestazione e pensare a offrire prestazioni di qualità. La sfida sarà di offrirle all'altezza delle aspettative. Allora, la prima partita in Galles, è vero che in terra gallese ci siamo tolte belle soddisfazioni, ma sappiamo che sarà una sfida impegnativa da sempre, anche l'anno scorso comunque il Galles è venuto a pareggiare da noi, quindi è una squadra solida, è una squadra soprattutto nel pacchetto degli avanti molto rognosa, se mi passate il termine, poi ha degli sprazzi di qualità anche sui tre quarti, quindi sulla corsa negli spazi, ed è la prima partita, quindi la sfida sarà trovare immediatamente il ritmo, l'adattamento adeguato e sarà sicuramente una partita impegnativa, come sarà impegnativa la successiva in Francia, che un po' con lo spirito di revanche, però credo al di là di tutto che la Francia assolutamente sia una squadra di primissimo livello a livello mondiale, quindi è sicuramente fra le più forti insieme all'Inghilterra a livello mondiale, quindi sarà durissima il secondo incontro in Francia. Noi sappiamo che il nostro torneo è lungo e sappiamo che la nostra annata è lunga, perché poi a settembre avremo le qualificazioni mondiali, quindi sarà difficile durante il torneo, che comunque prende molta dell'attenzione, però abbiamo da guardare a lungo termine, come sempre, ma quest'anno in particolare, quindi la possibilità di far fare esperienza a più giocatrici, cercare soluzioni anche diverse in vista di quello che ci aspetta sarà importante. Sull'inserimento delle nuove giocatrici, questo è un po' ormai dal 2017 che questo avviene, dobbiamo dire che siamo molto soddisfatti. Le ragazze esperte riescono immediatamente a coinvolgere le nuove nel nostro sistema e nel nostro modo di affrontare la competizione, quindi questo è estremamente positivo. Per quanto riguarda il capitano, sì, c'è una leadership, quella che si era costruita con Manuela Furlan, però, ripeto, sostituita da Elisa Giordano, rappresentata qui da Beatrice Rigoni, e sono tanti i nomi che potremmo fare di tante giocatrici che comunque ricoprono dei ruoli chiave all'interno della squadra, quindi su questo siamo sicuramente tranquilli, sia per le capacità che sicuramente ha Elisa, sia per il supporto da parte di tutte le altre della squadra, ognuna capace di prendersi le proprie responsabilità all'interno del gruppo.